Monte in arrivo anche per il Milan per il fair play finanziario? Onana, adesso cosa facciamo? Infine, che sì, cosa sta facendo a Barcellona? Tutto questo dopo la sigla. Il calcio secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere subito un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rossonero TV, è gratuito, ma in questo modo riuscirete sempre, diciamo, a conoscenza delle ultime novità sul Milan, sul mondo Milan, attraverso i nostri video giornalieri, o attraverso le nostre dirette o attraverso le nostre pre-post partita e la nostra radiocronaca della partita di campionato e di coppa. Inoltre potete aiutare il canale attraverso delle donazioni o degli abbonamenti. Per sapere le tipologie di abbonamenti basta andare sul tasto abbonati, cliccare sopra, si aprirà una schermata dove ci saranno vari livelli di abbonamento a partire da 1,99 € al mese, quindi poco più di un caffè, a cui è associato per ciascuno un omaggio che noi facciamo ai nostri abbonati. Si parte dal classico chat gratuita ed esclusiva con noi su Telegram fino ad arrivare a un biglietto gratuito per assistere alla partita del Milan insieme a uno o più di noi. Inoltre vi ricordo i nostri cappellini a 19,90 € compreso di spese di spedizione per l'Italia, che avete già visto all'inizio nella sigla, ma le vedrete anche in fondo, con rifiniture rosse o nere. Per acquistare basta fare un versamento tramite PayPal all'indirizzo dnarossonero da 1899@gmail.com, descrivendo il numero di cappellini che si vogliono ordinare, l'indirizzo e base, nome e cognome, logicamente. Per chi abita fuori dall'Italia ci mandate lo stesso indirizzo, mail questa volta, dnarossonero@1899@gmail.com, con il vostro indirizzo, il numero di cappellini che volete. Noi vi manderemo, diciamo, il totale che potete pagare con PayPal o con bonifico bancario. Inoltre vi ricordo il nostro gioco, il concorso, il pronosticone, scusate, a cui possono accedere solamente gli abbonati, che consiste nel indovinare i marcatori e le reti segnate dal Milan nella prossima partita. Quindi è già aperto, quindi Milan-Bologna, potete lasciare il pronostico o sulla chat di Telegram o nella chat qui del video, oppure nei commenti, oppure anche nelle prossime dirette di DNA Rossonero TV. Dopo aver fatto tutto questo preambolo, iniziamo a parlare di Milan. Allora, iniziamo a parlare di Onana. Onana, dunque, ha avuto in Milan in contatto con l'agente Onana ieri l'altro, ed è stata fatta una proposta che gli agenti hanno riportato a Bordeaux, proposta di prestito con diritto di riscatto. La proposta è stata rifiutata dal Bordeaux, ma ci poteva stare perché comunque Bordeaux ha bisogno di soldi, vuole incassare, vuole cash, quindi la proposta con diritto di riscatto non gli interessa, ma Onana è solamente in vendita, quindi potrebbe essere un obbligo di riscatto oppure una vendita diretta al Milan. Il Milan pensa di acquistare Onana con uno esborso di circa 5-6 milioni, che potrebbe essere anche una cifra giusta anche per il Bordeaux. Vedremo però se a questo punto il Milan è costretto ad acquistarlo, se deciderà di puntare sul centrocampista camerunense oppure no. Logicamente, come ho già detto ieri, Onana probabilmente non sarà un giocatore già pronto per giocare nel Milan a livello di Champions, a livello di campionato. Dovrà fare un buon, diciamo, inserimento e quindi, diciamo, deve essere una cosa che, cioè, un inserimento che porterà, diciamo, a vedere, diciamo, Onana nella squadra, nel Milan stesso, giocare probabilmente un pochino là nel tempo. Quindi non è un giocatore secondo tutti già pronto per giocare, venendo dalla B francese.
quindi ci vorrà comunque un po' di tempo, però vedremo nelle prossime ore cosa succederà a questo proposito. Per quanto riguarda poi altri nomi, si torna a Tanganga. Tanganga sembra voglia venire a Milan, probabilmente è stato anche contatto con Tomori, gli ha spiegato un pochino l'ambiente Milan, dove può trovare più spazi per giocare. Il problema sembra che ci sia stato un inserimento del Nottingham Forest che abbia offerto, sempre si dice, 25 milioni per il giocatore. Il Tottenham, allora, io 25 milioni non credo molto sinceramente, perché sennò il Tottenham l'avrebbe già venduto, e comunque Tanganga penso che andare anche al Tottenham non l'avrebbe disdetto, quindi penso che sia una delle ennesime voci di mercato. Però comunque è vero che il Tottenham non vuole dare Tanganga come prestito con diritto di riscatto, vuole darlo via con prestito come obbligo di riscatto con delle, diciamo, possibilità che si verificano molto semplici da raggiungere. Però appunto in Milan bisogna vedere il famoso budget, quanto ha di budget per poterlo acquistare, quindi è vero che comunque non si pensa nelle cifre enormi, però allo stesso tempo diciamo che comprando Onana ho paura che per Tanganga non ci siano soldi a sufficienza. Un altro acquisto, questo per la primavera, che è venuto ieri, è stato di Simic, centrale di origine slava, diciamo, della primavera dello Stoccarda. Era capitano nell'Under 17, è un 2005 se non sbaglio, sì. È stato acquistato per 1 milione di euro, bonus compresi. È 1,86 d'altezza, un centrale difensivo con dei piedi anche abbastanza buoni, quindi sa impostare dal basso. Logicamente, come abbiamo già detto, è un giocatore per la primavera che soprattutto nel reparto difensivo ha diversi problemi, quindi è un rinforzo in questo senso. Per quanto poi riguarda altre voci, si passa alla voce ormai che sta imperversando da un paio di giorni a questa parte, dell'interessamento del Chelsea per Leao. Dunque, l'interessamento per Chelsea per Leao sinceramente cioè, non esiste un'offerta, di conseguenza tutte le voci sui giornali che abbiamo letto sono voci di corridoio, ma molte di corridoio, cioè, secondo me molte anche inventate. Il Milan venderebbe Leao solamente per una cifra da 100 milioni in su. Consideriamo che più si va avanti poi, più c'è, e meno c'è possibilità che Leao venga venduto, perché poi il Milan non avrebbe possibilità di comprare qualcun altro sulla fascia sinistra. Quindi non vedo sinceramente una possibilità di una vendita di Leao, sempre che il Chelsea non decida di acquistarlo per 150 milioni, cosa che comunque non credo molto. Quindi io penso che tuttora siano molte voci messe in giro da giornali, da siti internet, senza un vero costrutto. Per quanto riguarda le cessioni, sembra che siamo molto vicini alla cessione del portiere della primavera del Milan, almeno dello scorso anno, De Blanche, che è stato anche titolare dell'Under 19, che è arrivata quarta agli europei, al Vicenza. Non so se c'è stato un esborso economico da parte di Vicenza, perché in articolo non c'è scritto nulla, c'è scritto solamente che Milan avrà eventualmente una percentuale su un'eventuale rivendita del giocatore. Sinceramente mi dispiace un po', perché per quel poco che ho visto, questo giocatore ha delle buone qualità, poi logicamente, essendo molto giovane ancora, fa degli errori, però secondo me potrebbe essere da tenerlo ancora, come giocatore nell'ambito Milan, farlo giocare appunto in squadre di Serie B eventualmente, o di Serie C al limite, e vedere un pochino nei prossimi 2 o 3 anni cosa veniva fuori. È stato un pochino troppo, secondo me, veloce questa vendita, però logicamente, ci sono osservatori, giocatori, cioè, allenatori che lo sanno sicuramente meglio di me. Veniamo poi adesso a quello che è stata la notizia di ieri, che riguardava le multe, le sanzioni che la UEFA dovrebbe dare a settembre, ormai quindi molto vicino, ad alcune società, 10 società, tra cui per gli italiani c'era Juve, Inter e Roma. Queste erano notizie che venivano dal Times di ieri. Poi c'era anche coinvolto il PSG, c'era il Besiktas, c'era il Monaco, l'Olympique Marsiglia, l'Arsenal, tutte queste squadre qua. È venuto poi fuori ieri sera, prima da Sky Sport Italia, un articolo in cui dicevano che c'era anche il Milan, fra, diciamo, le squadre, diciamo,
che rientravano, diciamo, nella penalizzazione, nelle multe da parte della UEFA. Per il Milan e la Juventus si ipotizzava esclusivamente delle multe pecuniarie per chi avevano intrapreso già un processo virtuoso nel mettere in sesto il proprio bilancio, i conti economici, mentre per Inter e Roma si poteva prospettare anzitutto un obbligo, diciamo, di avere un attivo di mercato quantificato poi successivamente e poi anche una multa, quindi da vedere un attimino. Per quanto riguarda il PSG si parlano multe di 10 milioni, quindi non una cosa eccezionale, perché dice che la UEFA non ci ha dato molto duro perché comunque c'è stato un periodo di Covid. E di conseguenza, ovviamente, nel periodo di Covid, quasi tutte le società hanno avuto difficoltà per fare ricavi, per fare dei bilanci adeguati. Sky Sport fa riferimento al Times, sul Times non c'è scritto. Come ho già detto nella diretta di ieri, nel Times c'era scritto esclusivamente, si parlava di Juve, di Roma e di Inter Milan, ma Inter Milan vuol dire Inter di Milano. Perché la UEFA molte volte specifica, diciamo, la città di provenienza della squadra, quindi sul Times non c'era scritto. Poi allo stesso tempo, in tardissima serata ieri, veramente su Repubblica, è venuto fuori un nuovo articolo a nome, adesso vi dico anche il nome di chi l'ha scritto, di Matteo Pinci, in cui fa riferimento, non, cioè non fa riferimento a un articolo letto, a una notizia letta, però ecco, appunto, spiega queste, diciamo, queste multe. Dicendo appunto 3 milioni la Juve, 2 milioni il Milan, dicendo appunto invece che Inter e Roma, oltre alla multa, avevano questo obbligo, diciamo, da avere un mercato in attivo nel 2023, e che comunque, diciamo, già adesso Inter e Roma sono sotto la lente, cioè l'osservazione della UEFA. Sinceramente non so, ecco, non so, ecco, da dove sono state trovate queste notizie. Non vorrei che la notizia lanciata da Sky poi sia diventata un po' virale e di conseguenza i vari giornalisti si siano appoggiati a quella per fare i propri articoli. Sul Times ho letto, come ho già detto ieri, l'articolo in originale e non c'era scritto il Milan. Sull'equipe francese sono andato a vedere, non c'è scritto niente, cioè non, il Paris Saint-Germain, si parla del Paris Saint-Germain, delle squadre francesi e basta. Quindi non so, vedremo adesso a questo punto, vedremo. Può anche esserci che ci sia una piccola multa per il Milan. Perché comunque sicuramente nel 2020-2021 abbiamo sforato i famosi 30 milioni di disavanzo tollerati perché avevamo 90 milioni, però venivamo da 180-190 milioni. In un periodo di post pandemia, di Covid, eccetera, è stato anche già un miracolo avere questi conti. Quindi veramente non c'è. Cioè, paragonarci alla Juventus che ha avuto 240 milioni, 220 milioni di debito lo scorso gestione, mi sembra un pochino poco possibile, però ormai non ci meravigliamo più di niente, sinceramente. Quindi niente, vedremo un pochino a questo punto, quando saranno, diciamo, emessi dall'UEFA queste sentenze. C'è chi dice dopo, diciamo, dopo il sorteggio, c'è chi dice i primi giorni di settembre, comunque manca ormai poco, quindi vedremo un pochino l'evoluzione. Mi fa specie anche leggere in questi giornali il discorso della Roma, che parlano che la Roma sta attenta molto nel mercato perché ha preso effettivamente tanti parametri zeri, però i parametri zeri vanno comunque pagato lo stipendio. Quando vi leggo che viene pagato lo stipendio di Dybala a 12 milioni, a Wijnaldum di 10, poi adesso, non so adesso chi prenderanno Belotti, cioè, Matic anche loro l'hanno preso, quindi diciamo non. Sì, non hanno pagato niente a livello di costi, diciamo, di acquisto, di cartellino, però hanno uno stipendio che è molto molto elevato e molto stipendio, sinceramente, anche secondo me dovrebbe andare un attimino a essere valutato anche nel fair play finanziario, e questo lo sarà dal fair play finanziario dal 2023. Poi infine l'ultima notizia, che sì, ci sono tanti, cioè, alcuni, diciamo, tanti no, alcuni tifosi milanisti rimpiangono che sì, ha fatto la sua scelta. Non ne parlerò più, come ho smesso di parlare di Donnarumma e Çalhanoğlu, perché ormai non è più giocatore del Milan, ha fatto la sua scelta, è a Barcellona, e comunque la maledizione Milan continua a colpire. Prime due partite che sì, prima partita 20 minuti giocati, seconda partita 6 minuti. Ognuno fa le proprie scelte e poi logicamente le scelte portano a delle conseguenze. Un saluto da parte mia, vi ricordo,
like al video, vi ricordo anche iscrizione di Nero su Nero TV con campanellina sempre accesa e poi se potete donazioni e abbonamenti al nostro canale. E un ciao a tutti, vi ricordo domani allora ci sarà una diretta per il sorteggio Champions alle 18 con chat attiva, quindi potremo scambiarci opinioni e speranze nel sorteggio della Champions che sarà fatto appunto domani alle 18 e poi al 22 il nostro DNA Team con sempre noi quasi al completo a rispondere alle vostre domande e a parlare a questo punto dei gironi che sarà sorteggiato a Milan, del mercato e della partita che ci sarà sabato Milan-Bologna. Ciao a tutti da Giovanni e sempre forza Milan.